Lettere, caffè e salotti. La vita degli illuministi. Nel Settecento si sviluppa un movimento culturale, filosofico e politico basato sulla fiducia nella ragione, in grado di vincere le tenebre dell'ignoranza, la superstizione e il pregiudizio e di svelare la verità. Nato in Francia, l'illuminismo si diffonde in tutta Europa, anche perché i suoi sostenitori si considerano membri di una ideale Repubblica delle Lettere, che riunisce tutte le persone di cultura, dalla mentalità aperta e animati dai valori della tolleranza e del progresso, qualsiasi sia la loro nazionalità. Grazie ai libri stampati, raccolti nelle sempre più numerose biblioteche, la cultura illuminista raggiunge intellettuali fisicamente lontani tra loro, che si tengono in contatto anche tramite lettere e associazioni segrete come la massoneria. Usando come lingua di comunicazione il francese e scambiandosi le idee sulle pagine dei giornali. Tra XVII e XVIII secolo nascono infatti le prime gazzette periodiche a stampa e i primi quotidiani. Nella convinzione che la conoscenza non sia un privilegio, ma un patrimonio comune, gli studiosi condividono il proprio sapere per migliorare la vita di tutti attraverso opere divulgative come l'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, pubblicata in Francia tra il 1751 e il 1772. Tra i luoghi di diffusione della nuova cultura illuminista ci sono i caffè, in cui, oltre ad assaporare questa e altre bevande, è possibile riunirsi, leggere e discutere le novità del giorno, farsi un'opinione sui fatti. È da questa atmosfera che prende il nome la principale rivista culturale dell'illuminismo italiano, Il Caffè dei Fratelli Verri. Anche i salotti dei nobili e dell'alta borghesia diventano un luogo d'incontro grazie all'ospitalità offerta ad artisti, letterati e filosofi. Quello di Madame de Geoffrin a Parigi, per esempio, accoglie spesso pensatori, intellettuali, uomini d'affari e viaggiatori, permettendo alle loro idee di confrontarsi e mescolarsi.